lei vorrebbe la nostra solidarietà, però poi alla fine è dall'inizio dell'anno che non ci dà neanche un nome per ciò che concerne la formazione. Quindi vedo questo rapporto non a doppio senso, se vogliamo dirla così. Magari lei segue più i colleghi di Terni anziché magari seguire una nostra trasmissione. O il fatto stesso che lei non conosca i cognomi dei colleghi, anche il mio l'altra volta ho dovuto ribadirlo a distanza di un anno che è iniziata la sua avventura, lascia un po' pensare. Non vorrei che questo amore nei confronti di Bari, dei tifosi, sia un amore soltanto a distanza, perché io non vedo la sua fiducia nei nostri confronti e nel fatto che lei si sia ambientato nella nostra città, perché non vedo lei frequentare le nostre trasmissioni, non sento un suo collegamento telefonico, per cui ecco, il fatto stesso che lei non ricordi i nostri cognomi, che magari ricordi quello di un collega di Terni, lascia un po' pensare. Non pensa che non si sia ancora calato in questo ambiente, e sia forse questo il motivo per cui ci sia a volte un po' di distacco nei suoi confronti? L'ho ascoltata con grande attenzione, devo dire che è stata precisa, non solo. Io la invito ufficialmente a una mia trasmissione. Se... Sì, ma io non ho mai avuto problematiche ad andare da nessuno. Però, secondo me, andiamo con ordine. Salomone, perché ha un cognome particolare, quindi alle volte mi può succedere che uno si sbagli. Il suo lo conosco benissimo, nome e cognome, l'ho chiamata signora o signorina la scorsa volta per un discorso di rispetto, non perché non conoscesse il suo nome e cognome. E dal punto di vista invece dell'integrazione mia nel tessuto di Baresi, credo che dovrebbe seguirmi anche al di fuori di qui, perché io non sto solo qui, spesso vado a parlare con persone che probabilmente neanche voi conoscete, che fanno i mestieri più disparati, proprio perché sono estremamente curioso di vedere quali sono le usanze delle persone che fanno. Ma non creano un la solidarietà che vi ho chiesto non è a mio fine, a mio vantaggio, è una solidarietà a vantaggio del bar, quindi la solidarietà che vi ho chiesto era in funzione del fatto ma che... Ma se lei non ci dà neanche un nome, io che solidarietà le devo dare? Cioè, ma questo è ovvio che dall'inizio di questo campionato non ci ha dato neanche un nome. E credo che lei, con la sua grandissima esperienza e capacità di anni che sta in questo ambiente, sa benissimo che ci sono delle tattiche che si mettono in atto. Io noto che magari di noi, visto perché la piazza è molto importante, visto perché voi siete sicuramente più conosciuti e capaci di altri, parlate del bar, lo dovete fare perché è interesse di tutti sentire parlare del bar. Io delle altre squadre sento pochissimo, avrei sicuramente anche bisogno di sentire qualche notizia in più, quindi la solidarietà è in funzione del fatto che siccome voi siete bravissimi, magari qualche volta vi capiterà anche di parlare degli altri, di essere estremamente precisi, potrebbe essere un vantaggio, ma erano più che altro una battuta. Non credo che dandole la formazione o non dandole la formazione io manchi di rispetto a lei. Credo che lei abbia l'intelligenza necessaria per dire che la mia è una tattica, da questo punto di vista è bisogno di qualcosa che possa essere più utile a noi. E comunque l'invito è la prima volta. L'invito dove lo raccogliamo. La prima volta che mai detto, nessuno penso abbia mai invitato Nicola in trasmissione televisiva. Non so se Alberto sta là, se è arrivata ad Alberto. È la prima volta a che me tu fai l'invito. È un invito al mister. Ma lo stai facendo adesso. Prima ci sono dei ruoli, io sono a disposizione di tutti. Chiaramente non parlo, adesso posso prendere il bene con lei personalmente se non lo dice Fabio, anche siciliano. In caso contrario io sono a disposizione di tutti. Però spero di essere spiegato assolutamente. Grazie. Io ammiro molto il vostro lavoro e questo aspetto che voi non mi capite, vi ho sempre detto che io credo di più alle critiche che non agli elogi. Compatibilmente con gli orari di allenamento e le partite, perché tu comunque fai questo anche che vanno in contemporanea con le partite.